Buongiorno. Circola una boutade che dice: l'intelligenza artificiale aumenta e si sviluppa, l'intelligenza naturale diminuisce. Forse questa è qualcosa di più di una boutade, corrisponde, temo, in qualche modo anche alla realtà che noi viviamo. Perché intanto non abbiamo ancora del tutto chiarito significato e senso dell'intelligenza. E questo è il primo punto. Noi andiamo avanti molto in fretta, ma trascuriamo molte cose che poi alla fine dovremmo tornare indietro a raccogliere. Così come avviene, per esempio, questa lunga diatriba su internet, se rende stupidi o non stupidi. Il problema, a mio parere, è molto semplice, e cioè, nella sua complessità ovviamente, e cioè il internet mette in evidenza alcuni aspetti del carattere degli esseri umani che in precedenza non erano così evidenti. Ora, il fatto di sviluppare questa intelligenza artificiale, alcuni addirittura cominciano a parlare dell'etica dei robot, cioè discorsi che sono tutto sommato abbastanza surreali, però un fatto è certo, che la connessione tra l'intelligenza umana e gli strumenti che noi abbiamo a disposizione per realizzare determinate opere, determinate strutture, insomma, per dare un progresso, è abbastanza stretta. Allora, cosa succede? Succede una cosa molto, molto evidente, cioè nessuno oggi usa più il cavallo e il carretto, anche se volendo lo si può trovare. Perché? Perché chiaramente è molto più facile e comodo andare in auto. Il carretto e il cavallo creerebbero molte difficoltà. Ora, la stessa cosa avviene su tutto ciò, cioè la legge di Murphy, una cosa che si può fare, si fa. Ora, per esempio, la realtà virtuale, che è, come dire, in qualche modo collegata per tecnologia all'intelligenza artificiale, ha influito moltissimo sulla produzione artistica. Ha influito moltissimo, cioè moltissimi artisti, invece di usare gli strumenti classici per produrre opere d'arte, si affidano alla tecnologia. Ora, ovviamente lì entriamo in un campo tra gusto, estetica, intelligenza, cultura, un campo piuttosto vasto che certo non si può esaminare nel poco tempo che abbiamo. Però resta il fatto che il concetto stesso di arte, come ripeto spesso, è totalmente modificato. Ora c'è una parte che crea queste opere e una parte che ne fruisce, o le subisce, potremmo dire, no? Ecco, ma non c'è un esame serio del significato e del valore di questo uso della tecnologia in campo artistico. Ecco, questo, secondo me, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, avverrà in ogni campo. Quindi, se per esempio noi sappiamo che le persone che stanno molto sedute alla scrivania davanti al computer hanno una tonalità muscolare molto ridotta. Poi magari vanno in palestra, corrono, per carità, non tutti lo fanno, ma alcuni lo fanno. In realtà hanno anche dei problemi di vista, perché fissare il computer, quindi ci sono tutta una serie di conseguenze.
era una delle conseguenze, secondo me, più negative, è che disponendo, per esempio, nello scrivere, facciamo esempi semplici per capire, più nessuno scrive con carta e penna, tutti scrivono al computer, perché è molto più comodo. Il risultato è che si è persa la capacità di scrittura, la cosiddetta bella scrittura, che ancora era in vigore quando quelli della mia generazione frequentavano le scuole elementari. Oggi non se ne parla più. Oggi chiunque scrive al computer. Ecco, allora qui entra in gioco un altro discorso. Scrive al computer, ma cosa scrive? Conosce la grammatica bene? Sa sviluppare un discorso? Pare di no. Pare di no. Pare che da un esame di universitari sia emerso che la maggior parte di loro non sa scrivere una lettera in corretto italiano e non sa capire il significato di una lettera. Questo è il punto. Però la scrive al computer. Ora, cosa intendo dire? Intendo dire che l'intelligenza artificiale in qualche modo viene usata in parte a scapito dell'intelligenza naturale. Se io posso avvalermi di mezzi tecnologici per affrontare i problemi, lo faccio. La legge di Murphy citata, lo faccio. E quindi perdo l'abitudine, l'impegno mentale per affrontare e risolvere i problemi. Per esempio la tabellina che si recitava a memoria un tempo, non lo fa più nessuno. Ecco, io vorrei fare una prova e prendere un ragazzo a vedere se conosce la tabellina dei numeri. È una cosa semplicissima. L'obiezione può essere, ma si può vivere tranquillamente senza conoscere la tabellina e senza scrivere a mano. Perfettamente vero. Il punto è se questo sia un reale progresso, se questo giovi all'essere umano in quanto tale, oppure demandi alla tecnologia, quindi alla macchina, quindi all'intelligenza artificiale, alcune delle facoltà che un tempo gestiva direttamente. Questo è il problema. Però non mi pare, si parla dell'etica dei computer, ma quando invece praticamente va un po' come per l'intelligenza artificiale, parliamo dell'etica dei robot e la nostra etica è andata a farsi benedire, cioè non l'abbiamo più. Ecco, quindi è questo lo snodo del problema. Siamo alle solite, siccome il progresso deve procedere come gli spettacoli, no? Come dicono gli americani, the show must go, lo spettacolo deve continuare, e questo si può parafrasare nel progresso. Il progresso deve continuare, indipendentemente dai morti e feriti che lascia alle proprie spalle, indipendentemente dai disastri che produce. In tutti i campi, perché poi c'è un ritorno indiretto, uno diretto e uno indiretto di questa nuova tecnologia, di questa mancanza dell'esercizio dell'intelligenza, della volontà, eccetera, che ormai è diffusissimo. Proprio questa mattina una stazione televisiva diffondeva i dati nei quali emerge che gli adolescenti dai 9 anni usano stupefacenti pesanti, cocaina e tutto quanto, a partire dai 9 anni. Uno dice: cosa c'entra questo con l'intelligenza artificiale? Può darsi che non c'entri, ma può darsi benissimo che gli spettacoli che vedono su internet, le cose che vedono su internet, la tendenza a confondere realtà virtuale con realtà reale produca dei danni al pensiero, al modo di proporsi nella realtà, che non sono sempre percepibili, non sono studiati forse come dovrebbero. E poi anche se fossero studiati, è poi difficile
andare a stabilire, perché ovviamente ci sono ragioni di carattere sociale. Cioè, la prima domanda che viene in mente, considerato che i padri sono esautorati, dove sono le madri di questi ragazzini di 9 anni che usano droga abitualmente? Perché la usano abitualmente, non ogni tanto, stando a questa ricerca che è stata fatta. E quindi, ecco, il problema è un problema serio, che però non viene affrontato. Noi siamo proiettati in avanti. L'importante è il progresso. C'è un tizio, leggo un breve brano, che ha scritto un libro, Brockman, fornisce una mappa degli aggiornamenti sul futuro, strade, intelligenza artificiale e i suoi dilemmi. Alcuna parte partecipanti considerano l'intelligenza artificiale una seria minaccia per l'umanità, paventando il pericolo di una evoluzione autonoma fuori dal nostro controllo. Questo perché le attuali reti neuronali artificiali sono così complesse che nemmeno il loro costruttore i costruttori ne capiscono del tutto il funzionamento. Ecco, qui siamo arrivati a questo punto. Cioè, noi mettiamo in moto dei meccanismi, creiamo situazioni che non siamo in grado di controllare. Questa non è una novità in questa nostra società confusa. Creiamo, compiamo azioni e creiamo delle situazioni che poi ci sfuggono di mano. E però il problema, chi lo deve poi controllare? Chi deve poi rispondere di questo? Chi deve correre ai ripari? Quindi, voglio dire, prima di pensare all'intelligenza artificiale, forse sarebbe meglio dedicare più impegno a sviluppare quella naturale, riportando i ragazzi all'abitudine, per esempio, della memoria, perché con Google anche la memoria è andata in archivio, non è più necessario ricordare, basta collegarsi a Google, si mette la parola e si trova quel che si cerca. Ma sarà un bene questo? Il 68 si scagliava contro il nozionismo, no? Una delle tante stupidaggini che dicevano. Però qui siamo ben oltre, le persone non hanno memoria, non hanno più, perché la memoria, come qualsiasi attività, anche l'attività del cervello, non necessita di esercizio, necessita di impegno. Quindi, senza arrivare ai manuali soliti americani come sviluppare la memoria, nella normalità di uno sviluppo della memoria sta il fatto di abituarci a ricordare le cose. Io personalmente ricordo poesie che ho studiato in terza elementare, vi risparmio la recitazione, non spaventatevi, però le ricordo, ricordo lezioni di storia che ho studiato in terza elementare. Ecco, perché oltretutto c'è questa cosa ha un altro risvolto che è importante, e cioè senza memoria non c'è cultura, quindi anche la cultura la demandiamo ai mezzi tecnologici. Perché se non c'è memoria, se non ricordiamo autori e le cose che hanno scritto, detto, insegnato, cosa ci resta? Abbiamo la mente vuota, però abbiamo internet, abbiamo la rete, abbiamo l'intelligenza artificiale, andiamo lì e troviamo quello che cerchiamo. Cioè, secondo voi è una soluzione accettabile? Questo può creare degli zombie, cioè, perché mentre i robot si può creare questo paradosso, che poi non è poi così assurdo, il fatto che il robot abbia l'intelligenza artificiale, mentre l'uomo non ce l'ha più, e quindi dipende dal robot per capire, per fare. In parte questo già avviene, perché se si fermassero i computer si bloccherebbe tutto l'Occidente, tutto il mondo, no? Quindi già in parte siamo esposti pesantemente a questo rischio, e più andiamo avanti e creiamo demandiamo all'intelligenza artificiale, ai robot, la nostra vita, la nostra esistenza anche quotidiana, tanto meno siamo in grado di gestire la nostra esistenza, la nostra vita. E questo credo sia un punto sul quale sarebbe necessario dedicare molta più attenzione e studi di quanto in realtà facciamo,
per poi ovviamente tentare di trarne le conseguenze e correre ai ripari. Anche se temo che questo non avverrà, considerato l'entropia sociale nella quale viviamo, credo che si procederà con, come si è fatto finora, un po' così, a caso. Ecco, purtroppo la situazione è questa. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.